Il 22 aprile abbiamo saputo che si riunirà questo standing committee, quindi un comitato che dovrà essenzialmente prendere la decisione finale sul destino del farmaco. Un comitato composto da rappresentanti dell'Agenzia del Farmaco e del Ministero della Salute dei Paesi che compongono la Commissione europea il 22 aprile avrà il compito di approfondire e valutare tutto il dossier Traslarna, il farmaco che rallenta il progredire della distrofia muscolare di Duchenne. Dopo i due pareri negativi espressi da EMA, la palla ora è in mano a Bruxelles per una partita che vede l'Italia, grazie alla sua rete formata da famiglie, sanitari e associazioni, giocare un ruolo da protagonista. E abbiamo poi constatato oggettivamente che a livello europeo l'Italia sta mostrando veramente un ruolo chiave. Tanti genitori, e anche questo ci tengo a dirlo, ci stanno guardando come un esempio e in tanti ci scrivono, mi scrivono, noi non riusciamo a rendere, cioè non ci capacitiamo di come voi genitori italiani stiate riuscendo a fare tutto questo rispetto a noi. Dopo l'ultimo parere negativo di EMA datato 26 gennaio, il farmaco, trascorsi i 67 giorni previsti, dal 2 aprile non sarebbe più dovuto essere sul mercato. Il fatto invece che sia ancora disponibile nelle farmacie suona per le famiglie come un segnale incoraggiante. Farmaco stiamo continuando a ritirarlo, quindi già questo ci fa capire che evidentemente comunque si sta facendo una grande riflessione su questo farmaco.